Per descrivere i pericoli dell'apatia sociale, una poesia attribuita al pastore Martin Niemöller. Sull'inattività degli intellettuali tedeschi, in seguito all'ascesa al potere dei nazisti. Quando i nazisti vennero per i comunisti, io restai in silenzio. Non ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici, rimasi in silenzio. Non ero un socialdemocratico. Quando vennero per i sindacalisti, io non feci sentire la mia voce. Non ero un sindacalista. Quando vennero per gli ebrei, rimasi in silenzio. Non ero un ebreo. Quando vennero per me, non era rimasto più nessuno che potesse far sentire la mia voce. Chi fa tutti i giorni il proprio lavoro, senza avvalersi di una rete di relazioni amichevoli, che lo sostiene e lo protegge, spesso si accorge che non c'è corrispondenza fra impegno e risultati conseguiti. Si vince e si perde per intimidazione, per il maneggiamento del linguaggio. Si crede senza sapere, si spera nei miracoli dei santi. Forse sarà necessario rafforzare in qualcuno l'idea che i miracoli sono anche opera di gente comune.